ad una nomina del ministro si risponde, insomma, per un professionista come me, sono un avvocato marittimista, è un traguardo importante, seppur temporaneo, insomma, è un passaggio anche naturale. Si assumono responsabilità nei confronti dei privati quando si fa l'avvocato, si assumono responsabilità nei confronti della comunità e dell'ente pubblico se si viene chiamato, insomma, è un compito naturale. Portare avanti tutto il lavoro fatto da chi mi ha preceduto, insomma, il dottore Puglia, che è tra l'altro il direttore generale competente per la vigenza sulle autorità portuali e che ritengo essere il protagonista della politica marittima italiana, per cui ho dato nelle chiacchierate che facciamo con i dipendenti, ho dato solo l'impulso a che venga portato avanti indipendentemente anche dalla mia presenza, che comunque sarà costante fin dalle prime ore del mattino quando, insomma, arriva insieme a loro. L'autorità portuale non è solo l'ente del presidente o del commissario straordinario pro tempore, come nel mio caso, ma è il punto di incontro tanto delle istituzioni politiche locali che sono rappresentate in comitato portuale, che soprattutto degli operatori portuali. Un porto vive perché ci sono gli operatori, non vive indipendentemente dalle scelte o dai sogni di chi è chiamato temporaneamente a reggerne le sorti.